Sì, pensavo su Instagram. Ci vedo? Sì, Vai, intervista doppia, il mio! Ragazzi, benvenuti in questa nuova intervista doppia con me Mariella. Sapete che forse la riesco a posizionare meglio. La più... Ok, questo è perfetto. Allora, ciao a tutti ragazzi. Ma non è meglio se la facciamo su Instagram? No, lo facciamo lì. Allora, prima domanda. Come ti chiami? Io Mariella. mi chiamo Rena Trina Vega Samarkovski, la regina del mondo, puttana delle vendette. Senza quella parolaccia. Soprannome. Mario, medio. Il mio soprannome è Zoccola. Quanti anni hai? Meno di Gesù. Meno di Gesù, ragazzi. Io ho 16 anni. Professione. YouTuber. No. Influencer. Mamma. Non ti dico quella parola. Cantante. Non ti dico quella E parola. prostituta. Dai! Ragazzi, mi dispiace, ma la verità andava detta. Questo è stato un rumoraccio qua. Tre aggettivi per definirti. Bella, simpatica e... Molto ciò che le dono, ciò che le dono. I miei sono ricca, famosa e anche diciamo super mega bellissima. Il tuo punto debole? La testa? Eh Dai, Lena! no, no, vabbè, sì. Il I miei migliori amici. mio punto debole è quando mi ficcano la mia bambina. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? La Nintendo Switch, grazie. La Nintendo Switch che la voglio tantissimo. Ragazzi, ho già 10 milioni di euro, ma mi Sì. prenderei un dildo placcato in oro. Dai, Lena! Allora, come ti vesti di solito? Coi pigiama. Col pigiama, ragazzi, col pigiama. Io con abiti da sera di Versace o di Gucci e anche in modo particolarmente street. Cosa ti dicono più spesso? C'è una cena. Sei una scema, ragazzi. A me sei una lesbica. Beh, ragazzi, ci completiamo. Infatti. Allora, la parolaccia che dici più spesso? Fa culo, troia, troppo. La mia cazzo, soccola, vaffanculo, trimone, Va bene, abbiamo capito. ok, il giorno più bello della tua vita? Potrei cazzare con i miei migliori amici, Quando ho incontrato Mary, quando ho saputo della notizia della mia bambina, il mio tour mondiale. Ma non è che si sta collegato alla cassa, non si sente l'audio? Vabbè, poi vediamo. È quello più brutto della tua vita? Quanto ho scoperto di essere adottata. Quando ho scoperto di essere stata adottata? Il mio, quando ho scoperto che... È morta No, Penelope. ma non è morta Penelope, ti! Quando ho saputo che mi dovevano arrestare. Ti hanno mai picchiato? Sì, ma anche l'ho picchiato gli altri. Lei è una vera dura. A me no, ma diciamo che sono stata molestata in prigione. Una cosa che ti rende felice? Non lo so, la
la mia famiglia. I soldi. Non fanno no, Mario. Devi vedere essere miliardario come bambino. La prima cosa che fai al mattino? Beh, tutto defini. Mititalino. Dai, Lina! Doveva essere sincera, però. No, ragazzi, signori di YouTube, io volevo dire, faccio la pasta con i tagliini. Lina, mi tocca nel video, veramente. Allora, ragazzi, signori di YouTube, cancellate quello che ho detto, faccio la pasta con i tagliini, basta. Quella non è una parolaccia, non la posso dire. L'ultima cosa che fai la sera? Parlo al telefono con la mia amica, l'amica Serena. Con Serena. Io, ragazzi, l'ultima cosa che faccio la sera, occasionalmente... vado, però poi diciamo che mi metto a guardare qualche film nella mia sala cinema. Cosa cambieresti nel tuo corpo? Le tette. Non ti piacciono le tette? E io cambierei il mio corpo? Nulla, perché sono perfetta. Una persona che stimi? Ci ha mattito a casa. Ci ha mattito a casa, patatici. Fabi Cecco, che mi sono morito tutti i giorni. Mi hai mai visto dal vivo? Chi? Fabi Cecco. No. Tu? No. Ragazzi, una persona che stimo me stessa, perché sono una persona goliardica, forte, intraprendente e sono anche la più ricca del mondo. Un coglione. Non l'ho detto tanto. Andiamo avanti. Le tre cose che guardi in un uomo o una donna? Allora, le tre cose che guardo in un uomo sono sincerità, affetto e fedeltà. Le cose che guardo di più in un uomo sono il pacco, vabbè, non è una parolaccia, i soldi e... bello, ragazzi, perché se è un racchio io non lo voglio. Quasi spento il telefono del cazzo. Ma che posso permettere? Adesso lo lancio in acqua. Allora, hai mai avuto esperienze sessuali? No. Vabbè, ragazzi, io non c'è manco bisogno che risponda. Una persona che ti attrae fisicamente? Il mio miglior amico. Morale della favola, ragazzi. Il suo migliore amico. La persona che va tra Tom Holland, sì. No, Puzia. Cioè, chi te ne è buono, però. Però? Sì. Dai! No, veramente. Bello, sì, è carino, però. È bello, però non puoi farci nulla. Detto in parole povero. Allora, io stavo dicendo Tom Holland, ragazzi, lo trovo super attraente. Ma in diretta la live? Sì. Quante persone stanno? Zero. Allora, hai mai tradito? Ebbene sì, ma voi non lo fate perché non ci fa. Ragazzi, ho tradito ben 3 volte e mi raccomando fatelo perché vi divertite un po'. Allora, sei mai stata innamorata? Sì. Sì. Sì, ragazzi, sono stata innamorata perché ce l'aveva abbastanza chilometrica e sono stati dei bellissimi anni della mia vita. Dai, Elena! E adesso? Adesso sei innamorata di qualcuno? Di te. Ma come ti permetti? Dai! Io, ragazzi, no, al momento non sono innamorata di nessuno. Vediamo l'altra. Cosa ti fa innamorare in una persona? Il carattere. Allora... I soldi. I soldi... perché comunque, ragazzi, se è ricco già partiamo bene. Se è poveraccio, ragazzi, nell'immondizia rimane. Non ci fa niente. Infatti, se lui, lei, ti tradisce, lo perdoni? No, ragazzi, assolutamente no. Io posso tradire e devo essere perdonata, ma se lui dovesse tradire me, assolutamente no.
Allora, un sogno ricorrente. Oggi che fa? Ah, oh, veramente? E che cosa hai sognato? Ho sentito che faccio tante cose, ma non mi ricordo che cosa. No, quello! Vabbè, ragazzi, io mi comincio a preoccupare qui. No. Scusatemi. Non ho capito. Comunque, ragazzi, sogno ricorrente, essere più ricca di ora, che le mie canzoni vincano tantissimi premi e che io e la mia amica facciamo un tour mondiale insieme. Una figura di merda che hai fatto? Fammi la pipì addosso, davanti ai miei amici. Ragazzi, una figura di merda è aver baciato in bocca un cane con la rabbia. Si è spento di nuovo, si spegne sempre oggi. Ti depili? Allora, ci... Ah, prossima domanda. Ragazzi, sì, io mi depilo, guardate, non ho proprio peli io. Allora, hai piercing? No. Ragazzi, no. Ah sì, uno da giovane, quando avevo, diciamo, 17 anni, l'avevo sulla vagina, si può dire. Però ragazzi, no, non ce l'ho più. Hai tatuaggi? No, però mi piace. Però gli piacciono. A me, ragazzi, ne ho uno sul sedere e basta. Ho una farfallina sul sedere. Un errore che ti riconosci? Un errore? Aver dato a un'amicizia che non dovevo, cioè a chi non te l'ho mandato. Sì, anche io, ragazzi, diciamo la stessa cosa, in più aver dato troppo e non aver mai ricevuto nulla. Hai mai rubato? Sì. Sì, ragazzi, io mi ricordo, l'ha fatto pure in live, la corsa libreria che ha fregato con la mano là al giocattolo. E a male, vi dico una cosa. Rubavi le cose degli altri bambini. No, a male, io stavo nuotando, e cioè la tavola da surf dei mototipatti. Io di quel periodo adoravo i mototipatti. E tutto di là non sono andato su. E quindi te la sei fregata. Esatto. Ragazzi, ho rubato sì diverse volte diversi cavi di lusso perché comunque essendo ricca non mi andava di pagarli. Ecco perché ti hanno messo il picciò. E quella è una delle tante volte. sei religiosa? Sì. Ragazzi, diciamo che io credo in qualcosa, ma non in qualcosa di io specifico. Io credo nella Nutella. Nella Nutella, ragazzi. Io nella... Dai! Allora, ultimo libro letto. Quello di John Malcolm. Come che si chiama? Witch e di pezzo di male. Andate la comprare tutti i libri. Se non lo comprate, venite immediatamente bloccati. Ragazzi, il libro che ho letto, il Kama Sutra. Allora, mai fatta una canna? No. Vediamo un po', sono pulito? Ah, ok, no. Mai ubriacata? Bevuto alcol, sì, però ubriacata no. Ragazzi, ubriaca ogni sabato sera. bestemmi? Sì, però non lo devo fare più. Ragazzi, mi capita qualche volta quando proprio sono incazzata, mi succedono cose che non voglio, però ragazzi non mi piace, non è una cosa che ne vado fiera, diciamo. Non cosa fa se un gatto nero ti attraversa la strada? Niente, ci sono casini i gatti. Io ragazzi... Questo è lesbico. Ragazzi, io mi piacciono i gatti, quindi non ho nessun problema, non sono superstiziosa sui gatti neri. La legge uguale per tutti? Sì. Sì, ragazzi, assolutamente. Se una è lesbica deve comportarsi allo stesso modo di un etero, quindi. Vediamo un po' che animale vorresti essere. Un koala. Ragazzi, io vorrei essere, diciamo un po', una gatta ladra.
Di cosa hai paura? Perché faccio c'è una scimmia. Una scimmia? Tu sei una scimmia. Perché poi ti piace la parola. Quella mi piace già di mio, cara. Non c'è bisogno che sia una scimmia. Dai, di cosa hai paura? Ti porto degli migliori amici. Io, ragazzi, di leccare il pavimento sporco di un bagno. Dove vorresti vivere? A Parigi, ragazzi, vorrei vivere, diciamo, in qualche paese in cui posso fare tutto quello che voglio nel rispetto delle altre persone e libera di essere lesbica. Favorevole alla guerra? No, ragazzi, nemmeno io, però sono favorevole in manifestare i propri diritti, ma nella guerra no. Hai attaccato la bandiera della pace alla finestra? No. Ragazzi, io ho la bandiera della pace, ma non alla finestra. Beh, ragazzi, sono finite qua le nostre 50 domande. Speriamo vi sia piaciuto il video. Sì. Tutto ne faremo altri codino oggi. Mm-hmm. Faremo un'altra diretta su Instagram. Così sì. Per salutare la tua. Ma facciamo un po' di. E torni il telefono. E vai. Mado. E niente da fare. Ciao. 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 Adesso si salva. Sì, ci ho fatto.